Salve ragazzi e benvenuti, benvenuti qui in quarantena con noi. Allora, scherzi a parte. Noi però non siamo al metro di distanza che... No, siamo molto vicini. Molto vicini, ma comunque alla fine, scherzi a parte, parlando di quarantena si parla delle nuove norme. Beh, queste palle qui non stiamo ad ammosciarvi. Sul fatto che uno deve restare a casa, uno deve stare a casa. Quindi quando uno resta a casa, di solito che cosa fa? E cosa fa? Tipo legge un libro, guarda una serie TV su Netflix, su Prime Video. No, vabbè, queste sono cose da gente comune. Noi parliamo di videogiochi, quindi noi parliamo di... Beh, diciamo... No, basta. Guarda un film. Noi quello stiamo facendo anche. Film porno. Noi comunque adesso puntiamo soprattutto sul fatto di che giochi si possono giocare in quarantena. Cioè, vabbè, potete giocare a tutto quello che volete, ovviamente dite giochiamo a quello che ci piace. Questo sì, ma se per caso vi trovate... Non sapete a che cosa giocare, siete indecisi. Per esempio, tipo prendiamo l'esempio di un qualsiasi ragazzo di 12 anni, magari, che vuole fare un gioco, si trova chiuso in casa, con i genitori dici... Senti papà, tu c'hai la carta di credito, comprami qualcosa in digitale, se no ti rompo le palle. Questo l'ho detto sinceramente, voi così dovete dire. No, no. Quindi tramite questi nostri consigli voi potete andare su qualsiasi store digitale, che sia Steam, che sia PlayStation Store, su Xbox, su Nintendo. Vedete appunto il gioco che vi può interessare di più, il prezzo che più vi si aggrada, vi si addice, e acquistate il gioco. Noi adesso vi faremo una lista... Una lista abbastanza dettagliata di alcuni giochi che consigliamo da giocare in questo periodo e che vi accompagneranno probabilmente fino alla fine della quarantena. Che ancora non si sa quando è, per il momento è il 3 aprile, ma non si sa se la prolungheranno. Infatti si parla anche del 4 maggio, quindi abbiamo previsto giochi molto longevi che vi vedranno ad arrivare fino a quella data, così state a posto. E diciamo a renderla anche più piacevole e se si può dire anche più... produttiva, dai, almeno conoscete cose nuove. Sì, almeno non sono giochi che già avete fatto e quindi ne approfittate per rispolverarli e rigiocarli. Ok, quindi iniziamo subito con la nostra personale lista giochi da quarantena. Il primo gioco che ci sentiamo di consigliarvi è The Witcher 3. Uscito ormai su tutte le attuali piattaforme a prezzi abbastanza accessibili, The Witcher 3 è un gioco completo di tutto e sarà in grado di intrattenervi per tantissime ore. Molti di voi sicuramente ci stanno già giocando, visto che di recente è ritornato sulla cresta dell'onda grazie alla serie Netflix. Inoltre, per chi ha la possibilità di giocare su PC, vi suggeriamo il recupero anche dei primi due capitoli. Passiamo ad un altro genere di gioco, un vero e proprio life simulator. Stiamo parlando di The Sims. Se non potete uscire di casa, almeno vi divertite ordinando al vostro sim azioni che al momento ci sono precluse, come organizzare feste, andare all'università, in palestra e tutte le altre attività sociali. Il modo migliore per non pensare alla propria vita è quello di vivere la vita di qualcun altro. Con The Sims questo è possibile. Naturalmente noi consigliamo il 4, ovvero l'ultimo uscito, che è acquistabile in digitale a prezzi molto bassi. Se poi vi volete sbizzarrire di più, potete prendere anche le diverse espansioni. Sta di fatto che anche il gioco base senza espansioni resta comunque validissimo ed utile in questi tempi di quarantena. Per distrarsi, non c'è niente di meglio di una bella storia. Su questo, i giochi della saga di Final Fantasy sono straconsigliati, partendo dai più reperibili come il 10, 12 e 15, che ci faranno trascorrere tantissime ore piene di emozioni e divertimento. Passando poi ad un 14, giocabile solo online e adatto a chi non può fare a meno di socializzare. Per poi andare sui vecchi, ma sempre apprezzati, capitoli acquistabili sempre in digitale a prezzi molto bassi se paragonati a quello che offrono. E infine possiamo pensare ad un Final Fantasy VII che uscirà il 10 aprile. Con riserva, perché non a tutti può andare a genio il gameplay, ma con tanto amore da parte nostra, consigliamo Dragon Age Inquisition, giocabile anche senza conoscere i primi due giochi. Ma nonostante ciò, vi consigliamo comunque, se ne avete la possibilità, di comprarli. Li trovate tranquillamente su PC e console della generazione scorsa, e anch'essi, come Dragon Age Inquisition, vi trascineranno in storie avvincenti e una valanga di ore di gioco utili per passare bene il tempo. E parlando di cose epiche, tra i nostri suggerimenti non può mancare uno dei capolavori di questo decennio, ovvero Skyrim, che è sicuramente il gioco adatto a tutti, praticamente infinito, con un personaggio personalizzabile in base ai vostri gusti, anch'esso molto longevo, con queste sempre avvincenti e ben scritte. Anche questo videogioco ormai si trova su tutte le piattaforme di attuale generazione, a prezzi davvero irrisori.
quindi straconsigliato sia per la quarantena e anche per tutta l'estate. Ovviamente non potete solo giocare, è opportuno infatti unire l'utile al dilettevole, in poche parole imparare divertendosi, soprattutto per i ragazzi che al momento non possono andare a scuola. Quindi perché non buttarsi a capofitto magari con un salto della fede nella saga di Assassin's Creed? Adatto per rivivere diversi eventi storici a seconda del capitolo scelto. Se prendiamo ad esempio la trilogia di Ezio, potete apprendere anche un bel po' di storia italiana e visitare città come Roma e Firenze restando tranquillamente a casa in pigiama. Per i più piccoli e per i più nostalgici come noi, questo è il momento adatto per recuperare le trilogie di Crash e Spyro, platform godibilissimi per poi lanciarsi, se siete amanti dei giochi di corsa, nel remake di Crash Team Racing. Un bel modo per trascorrere la quarantena, no? E trattando di CTR, non possiamo fare a meno di ricordare a tutti quelli in astinenza dai propri amici che esistono tantissimi giochi multiplayer, tra cui i famosi GTA e Minecraft, oppure i vari free to play come Fortnite, Apex o il recentissimo Call of Duty, da provare sicuramente. Passando invece all'angolo riservato ai soli possessori di Nintendo Switch, ci sentiamo di suggerirvi tantissimi titoli in esclusiva Nintendo, utili per trascorrere del tempo anche con i propri familiari, che se proprio devono stare lì a casa con voi, almeno lo fanno con un Joy-Con in mano, no? I titoli in questione sono Luigi's Mansion 3, Mario Plus Rabbit, Mario Maker, Mario Party, Mario Kart, Mario e Sonic e Giochi Olimpici o i vari spin-off dei personaggi come Donkey Kong, Yoshi e Toad. Infine, per quelli che come noi avevano già da tempo prenotato il gioco, ricordiamo che tra pochissimo uscirà il nuovo capitolo di Animal Crossing, che è praticamente il gioco più adatto per la quarantena, visto che vi permetterà di fuggire su un'isola deserta abitata solo da animali. In breve, lì non potete infrangere nessuna regola, ma potete invece fare tutto quello che volete. Basta che pagate il mutuo a Tom. Infine, per quelli che si esaltano a vivere in tempi bui e pieni di infetti, anche nei videogiochi, un po' come noi, o per quelli che si vogliono consolare dicendo «Vabbè, qui è solo febbre, lì sono messi molto peggio». Ricordiamo praticamente tutti i giochi della saga di Resident Evil, con il remake del 3, che dovrebbe uscire proprio a fine quarantena. Oppure un The Last of Us, utile da recuperare anche in vista del 2, che uscirà per la fine di maggio. Per ultimo, ma non meno importante, vi parliamo di un titolo recente, ovvero Death Stranding, dove nei panni di un corriere dovrete viaggiare in un paese ormai disabitato per portare ai pochi superstiti chiusi nelle loro case i beni necessari. In breve, il gioco perfetto per metterci nei panni dei corrieri, che nonostante tutto continuano a consegnarci i nostri preziosi pacchi Amazon. Avete visto i giochi che vi abbiamo consigliato da giocare in quarantena? Qualcuno vi ha stuzzicato la fantasia? O vi ha riportato in mente qualche vecchia intenzione che volevate fare? Oppure c'è anche un altro interesse, magari giochi che non erano presenti in lista, tipo io ti ho nominato un gioco, tu dici, ah, quel gioco mi ricorda tanto quello, quindi faccio quello, capito? Quindi, diciamo, è un consiglio che ti spinge a ricordare anche altre cose passate. Comunque, fateci sapere allora qui nei commenti cosa giocherete in quarantena, cosa comprerete. Mi raccomando, non uscite di casa, quindi non fate pazzie, ma comprate solo in digitale, tanto si fa subito in digitale, al massimo su Amazon che dovrebbe consegnare. Non fate come quel ragazzo che è uscito e poi è stato arrestato perché è andato a comprare la PlayStation 4. Sì, vabbè, quel povero giovane. Poverino, però io non l'avrei denunciato, dai, comunque la PlayStation 4 in quarantena è necessaria. Vabbè, sì, comunque se no quello dice mi stava rompendo, che dovevo fare? Vabbè, a parte gli scherzi. Però ce l'ha provato almeno. A parte gli scherzi, non uscite. Detto questo, vi ricordiamo di lasciare un like, di commentare con i giochi a cui giocherete o a cui state già giocando, di condividere per farlo vedere anche a chi altro magari non ha ancora idea di cosa fare, e di iscrivervi. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!